Le occhiaie ci sono, quindi a posto. Il cappello è stolto, a posto. Bevo. Cin. Salve, popolo di YouTube! Bentornati in un nuovo grazioso video. Sapete che Battlegrounds è in un momento un po' particolare, un po' difficile. Non me lo aggiornano, Blizzard. Aggiornami Battlegrounds. Blizzard, aggiornami Battlegrounds per bene. Nella Family House, sì, ma no, insomma. Altre cose vogliamo, altre cose. Comunque, cosa non ho mai fatto su Battlegrounds qui su YouTube? Ho pensato, spesso in chat su Twitch mi viene chiesto: Budi, ma mi servono delle guide su Battlegrounds? E io li mando chiaramente sul canale dove ho le guide, qui sul tubo. Però quello che manca sul tubo per i giovani giocatori di Battlegrounds in erba che vogliono migliorare è una bella partita totalmente didattica. Quindi, io adesso cosa faccio? Vado su BG. Inizio una partita e vi spiegherò per filo. Ho il fiatone, non ho più l'età, ma io devo smettere di fare queste cose. Devo smettere. Per filo e per segno tutte le mie giocate e i ragionamenti dietro le giocate. Così voi capite. Cioè, non è che dico prendo questo perché prendo questo. Lo prendo e vi dirò precisamente ogni turno la motivazione esplicando tutto quanto. Ce la faremo? Ma sì, dai. Spero di vincere e non arrivare ultimo perché sennò mi finisce male. Comunque, andiamo, dai. Andiamo. Allora, tanto per cominciare, siamo sul server americano, quindi non è quello europeo dove ho i punti. E non ho neanche il Battlegrounds Pass, quindi ho la scelta solo tra due, non fra quattro. Se giocate tanto a Battlegrounds, prendetevelo, costa 2500 golds. Io qui non lo faccio. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Come vedete, la scelta è tra due. Teah, Pyramatta e Lich King non sono top tier, ma non sono neanche bruttissimi come eroi. Io preferisco Pyramatta a Lich King, quindi andiamo di Pyramatta. Per quanto anche Lich King sia dignitosissimo, Pyramatta secondo me è figo. Allora, Pyramatta è uno di quegli eroi particolari perché non livella a turno 1. Cioè a turno 2 spesso e volentieri non livella, o almeno a turno 2 ha possibilità lui di fare potere eroe e compio piuttosto che livellare a turno 2. Quindi ha un gameplay un pochino diverso. Dipende tanto però da cosa trova sullo shop. Se trova Micro Machine, sicuramente non livella. Con questo shop qua è più probabile perché qui la pick è sempre la 2-4. Cioè io ho bisogno di fare la pick che mi assicura più punti vita qui. E la picca mi assicura più punti vita. È comunque l'omuncolo perché con questi due molto probabilmente perdo. Ok? Quindi col lupo spesso e volentieri perdo turno 1 come anche col diaretto. E quindi due punti vita già se li ripaga l'omuncolo. No? E quindi alla fine avrei una 2-4 invece di questi che sono più deboli della 2-4. Quindi iniziamo con lui e poi decidiamo a turno 2. Non è detto. Vedete? Sia col lupo che col diaretto avrei perso contro di lui. Così invece ho pareggiato, ho guadagnato 2 punti vita. Boh, cioè ho guadagnato 2 punti vita. Ho guadagnato una 2-4 rispetto a pezzi brutti. Ora siamo contro il Reno turno 2. Guardate sempre a turno 2 cosa ha. Due bestie. Lui ha due. Ha il gattino, no? Ha chiaramente il gattino, quindi io vinco questo fight. Secondo. L'idea è. Il pezzo più forte è questo al momento. Io livello oppure compio lui e uso l'Hero Power. È molto importante nel caso in cui io compri di usare l'Hero Power prima. Secondo me in realtà in questa situazione conviene comunque livellare. Poiché vinco, cioè vinco il fight lo stesso. Nel caso in cui lo perdessi il fight, sarebbe un altro conto. Nel caso in cui io abbia un pezzo in campo che magari posso tenermi sul late game, potrei ripensarci. Ma così l'omuncolo. A un certo punto lo venderò, anche se gli buffo la difesa, non è che sia un granché. Quindi level up. Credo sia la scelta più corretta. Prossimo turno io posso comprare ho 5 mana, posso comprare un pezzo, usare l'Hero Power e basta. No? Qua c'è una bombetta, che non è male. Ora, se io compro bombetta, poi abbiamo un reroll. Compriamo bombetta, mi sembra clean. Compro bombetta, rollo. Vediamo cosa c'è. C'è qualcosa che voglio frizzare? Sì, c'è un'altra bombetta. Ora l'idea è, voglio buffare lui o voglio buffare la bomba? Secondo me è meglio buffare la bomba. Perciò gioco prima la bomba e poi uso l'Hero Power. Me l'ha buffata. È un 50-50, potevo anche perderlo, eh. Però, in generale, fate sempre questo caso. Con Pyramatta,
l'hero power lo dovete usare a seconda, cioè i pezzi della mano li dovete giocare a seconda che se li volete giocare oppure no. Ogni tanto, anzi spesso e volentieri, i pezzi non li volete giocare, cioè tipo tutti i battle che hai, no? Ogni tanto giocate dei battle che hai, quelli non li volete mai buffare con l'hero power, quindi state attenti, prima usate il potere eroe e poi giocate tutti i battle che hai che avete. Ora abbiamo 6 mana. 6 mana è un po' scomodo, chiaramente, per il buon Piramatta, perché vorrebbe buffare, vorrebbe usare l'hero power, però nel frattempo. Allora, quello che si può fare, vi dico, potrebbe essere compro custode, vendo custode, compro bomba e uso l'hero power. Ci può stare. È un po' debole, forse. Però è anche interessante. E frizzo, ovviamente. Sempre voglio buffare la bomba. Buffare la bomba è la cosa migliore. Infatti ho giocato prima bomba e poi ho giocato Munkolo. Non è la giocata più forte nel turno. Cioè, comprare due pezzi sarebbe stato più forte. Però, buffare la bomba. Bomba probabilmente mi rimarrà anche late game. Perciò ho optato per una giocata, diciamo, conservativa. Ecco. Qua i trade sono andati tutti in vacca. Tutti bruttissimi trade. Vabbè, poco male, capita. Anche questo è di nuovo bruttissimo. Ho sbagliato tutti i trade possibili, li ho mandati tutti a uno. Gli ho fatto fritadare tutto e poi la bomba ha sparato di là. Ho preso 7 danni, sono tantissimi. Questo è un peccato, eh. Questo è assolutamente un peccato. Ora, sicuramente level up. Sicuramente compro questo che è quello con le stats migliori, come vedete, no? E quindi aspettiamo qua. Adesso non ha senso usare l'hero power. Cioè, vendere un pezzo per usare l'hero power è troppo dannoso, no? Mentre prima vendere una 3-4 per dare 4 di vita più 1 più 1 alla bomba ci poteva stare. Adesso no. Adesso assolutamente no. Il positioning va riguardato un pochino. Lui c'ha i deaghi, quindi aveva la 2-3 deago. Potrebbe essere diventata 3-4 se buffata da uno Zubat. Vi ricordate che lui abbiamo incontrato turno 1? E aveva Diago 2-3. Se ha attivato uno Zubat è diventato 3-4. Quindi preferisco mettere custode del tempo prima te a dare quello. Poi ho bomba, bomba, bomba. E infine l'omuncolo. Credo sia il positioning ideale contro i due. Ricordatevi, è molto importante anche ricordarsi sempre che cacchio. Se avete già giocato contro un avversario, che cosa ha? Più o meno. Poi non dovete ricordarvi tutto. Però, come vedete, il fatto che io mi sia ricordato che lui aveva doppio Deago mi ha aiutato chiaramente in questo positioning. Speriamo non mi metti la bomba, non mi hai mettato la bomba e questo è un fight vinto. Assolutamente, stia vinto. Perfetto, allora siamo ultimi. E questo non è bene, però la board rispetto a lui è molto più forte. Non capisco come mai noi abbiamo preso così tante pizze per quel fight famoso sbagliato. Ok, allora qui abbiamo due pezzi buoni. Chiaramente, non siamo molto forti contro Deathwing. Io comunque loro due li comprerei. Poi faccio un reroll perché me lo posso permettere. E sto fermo qui perché devo usare l'hero power. Ora, attenzione con Piramatta, vedete? Io chi voglio buffare? Lo Zubat sicuramente no. Se mi buffa il favorito della folla, sì, è ottimo invece buffare il favorito della folla. Quindi gioco favorito, hero power e poi lui. Questo buff qui è molto brutto in realtà perché questo pezzo io non lo volevo buffato. Questo è ovvio. Posizionamento contro Deathwing. Allora, lui cosa aveva? Non aveva taunt nel momento in cui, quando l'abbiamo incontrato. Metto comunque le bombette prima. Direi che è la scelta migliore. Non siamo fortissimi contro Deathwing, ma è battibile. Dipende quanti ratpack ha. Molto semplicemente. Se non ha ratpack è battibile. Se ha un ratpack non lo so. Se ha due ratpack non lo battiamo mai. Vediamo. Vediamo cosa ci giuoca il nostro simpatico amico. Ok, non ha ratpack. Senza ratpack lo battiamo facilmente. Cioè con la 7-10 fa due trade. Le bombette fanno due trade. Sì, lui ha il Divine Shield, ma poca roba. Infatti, vedete che. Perfetto. Ora noi vorremmo livellare questo turno. Chiaramente. Il problema. Ah, lui se n'è andato così. Ha perso la mia. Ha detto no, io mi dissocio e me ne vado. Allora, io ho bisogno di livellare. Ho assolutamente bisogno di livellare e credo di farlo subito. Se tanto dovete fare il level up. Ah, questo è un
E poi prendo lui, credo sia il pezzo migliore. Anche il lanciatore non è male, ma la Peole qui è proprio comoda. Assolutamente comoda, mi fullo la void. Dicevo, nel turno in cui dovete livellare, mettete che siete obbligati, no? E volete livellare. Attenzione al timing, perché se voi livellate subito, se voi livellate subito, date info al vostro avversario che avete livellato, no? Ed è buono dare l'info all'avversario che abbiate livellato, perché l'avversario si potrebbe sentire sicuro e quindi livellare a sua volta. O comunque fare una giocata attendista, no? Non potenziando tanto la board. Se il tuo avversario non potenzia tanto la board, è sempre un vantaggio per voi. Quindi nel caso in cui voi siete obbligati a livellare, volete livellare, fatelo immediatamente nel turno in modo tale che il vostro avversario lo veda. Questo è molto importante, cioè è molto importante, è importante. Di contro, stessa cosa, controllate sempre se i vostri avversari livellano. Se i vostri avversari livellano, molto probabilmente faranno un turno debole. Ok? Quindi non dovrebbe avere una board molto forte. In questo caso lui comunque non ha livellato. Lui è un Yggdrasil grosso. Ho trovato Iron Sensei e Savanna da Hero Power. Savanna è gigantesca. Ok, buona la cosa. Uccidete il sensei, io ho bisogno di uccidere il sensei, ragazzi. Il sensei, Savanna, niente sensei rotto. Non uccidere il sensei, sono tanti danni, purtroppo. Ho preso tanti danni qui, minghi, sono già 19. Vabbè, però la board più o meno c'è. Allora, qua abbiamo sensei rover, potrebbe essere un'idea. Sensei rover mi sostituiscono loro due. Ci potrebbe stare. Facciamo reroll. Uovo. Allora, se andiamo uovo, diventiamo mech improvvisamente. Che ci fa un po' schifo, ma neanche troppo. Ok, adesso venderò loro 3. Va bene? Perché sono quelli migliori. Si potrebbe mettere Khadgar, l'unico utilizzo è con uovo e robot di sicurezza. Secondo me non ha senso. Vendo, rollo, niente, rollo, niente, ok, sono fermo. Allora, ora l'Hero Power, io non voglio che mi buffi lo spawn, assolutamente. Perciò, gioco tutto e poi uso l'Hero Power. L'unico buff che non deve fare è sullo spawn. Positioning, credo che questo vada bene. Ora, il problema è che non ho taunt. Questo è un buon buff del sensei. Non ho taunt, la mia board è mech, che non è neanche la team comp più forte del gioco. E però abbiamo necessità di migliorarci. Perché se non miglioriamo la board facciamo una finaccia. Questa è la questione. Buono il fatto che il rover sia comunque morto. Il mio rover invece è bello saldo lì in vita. Lui sta facendo dei buoni trade. Vediamo dove va la 6-1. Ottimo trade, ma dovremo vincere. Dipende dalle nostre bombe. Le bombette? Hello? Bombette? Vabbè, lui ha tirato perfetto. E quindi comunque abbiamo pareggiato. Ma tanto le pareggio va bene. Il pareggio va bene. Io vorrei trovare una bomba. Deathwing, ok. Controllate sempre contro chi si gioca, chiaramente. Siamo contro Deathwing. Contro Deathwing, che abbiamo battuto 2 ore fa ed è andato AFK. Si level up. Si comprerà lui. Chi vendo? Vendo la Peole o vendo il Custode del Tempo? Allora, vendere il Custode del Tempo ha il vantaggio che mi buffa il robot di sicurezza, che non è male. Chiaramente in termini di board forse lui è più forte. Però comunque lo venderei, tanto prima o poi lo devo vendere. E questo è un turno safe per venderlo. Quindi lo vendo now. Ora io avendo livellato, avendo doppia coppia, ho bisogno di triplare qualcosa. Ho assolutamente bisogno di triplare uno o due. Anche qui l'Hero Power va fatto dopo aver giocato l'Euro di sicurezza. Perché come al solito la Peole non va buffata. La Peole in realtà con Piramatta non comba, chiaramente. Non sono due pezzi che vanno bene insieme. Però comunque si prende la Peole molto forte nell'early game. Quindi in ogni caso la Peole si prende. Ora
In realtà è il pezzo che io vorrei salutare, vorrei vendere. Un barone potrebbe essere buono. Dei Divine Shield. Occhio, scudo divino qui è importantissimo. Scudo divino su. Scudo divino taunt è fondamentale per la mia build. Ho una build mech standard, full mech, che non è neanche la build più in meta del gioco, però comunque. I pezzi ce li ho. Se io riuscissi a fare una tripletta questo turno sarei molto felice. Tripla into foro iper, tripla into. Boh, apprendista di Kangor. Bisogna sempre avere un'idea su dove si vuole andare. Ecco, questo è uno shop perfetto nel caso in cui io avessi Ban o Enforcer, perché c'è sia Hydra sia il Drago Divine Shield. Però, secondo me, prendere Hydra e Divine Shield quando si sta facendo mech e non ho Ban, non credo abbia molto senso. Quindi. L'idea si potrebbe comunque prendere. No, Junkbot. Junkbot lo prendiamo. Non è che io sia un grandissimo fan di Junkbot, però. Si può prendere. Ok, lui. Allora, lui aveva Mech? No. Lui ha Mech? No. Quindi Muro Zond non si prende. Lui è il pezzo che si vende 100%. Io poi voglio comprare lui e lui. Considerate che se io compro lui poi mi rimangono 3 mana. Quindi posso farlo, posso comprare 1, 2, vendo lui, mi rimane un mana, metto Junkbot e posso giocare l'Hero Power. Va bene? Tutto clean, tutto preciso. Decidiamo chi buffare. Secondo me il buff sui robot di sicurezza è sempre un buon buff. Seconda idea è dove mettere il Fastidio Theon. Perché secondo me il Fastidio Theon il pezzo migliore su cui metterlo è Bombetta. Allora, poiché il pezzo migliore su cui mettere la bombetta, perché io non buffo direttamente la bombetta? Su cui andrò a mettere Fastidio Theon? Booty. Il buff su Junkbot è buono? Secondo me sì. C'è qualcuno che willa laggiù? No, ignorate gli willy, ignorate gli willy. Hero Power. Il gioco mi aveva cliccato. Ok. Perché ho messo Sensei per Emote Positioning? Perché lui è il buon Paolo e quindi so che ha tanti Divine Shield. Ora, ce li aveva sui pezzi non taunt. Però, in generale, con Teo Paolo si tende a mettere i pezzi un pezzo piccolo prima. Perché lui, chiaramente, uno scudo divino ce l'ha. Infatti, lui è fortissimo. Ed è un problema questo. Ok, overkill. Il problema è che il mio Junkbot ha faticato tanto e non è neanche lontanamente grosso quanto i suoi razzoghe. Non dovrei perdere di troppo. Che invece un po' di botte le piglio. Ok, bravo. Bravo, bravo, va bene. 10 danni sono, 10 danni li prendo. Il problema è che lui è fortissimo. Lui è molto forte. Lui è molto forte e ha una build gigantesca. Questo è il problema dei mech che fanno fatica chiaramente contro queste build draghi che diventano enormi. Io ho bisogno di una tripla. Ho bisogno di triplare bomba. Ho bisogno di triplare robot. Altrimenti non andiamo da nessuna, nessunissima parte. Ho trovato niente. Qua ho trovato niente. Nulla. Nulla che possa migliorarmi. Qua c'è Sensei. C'è finalmente Enforcer. Muro Zond non serve a niente. Quando c'è Muro Zond, comunque fermatevi un attimo a ragionare su cosa c'era nella board precedente. Io Sensei lo piglio. Ho bisogno di una tripla. In questo roll. Non c'è, non c'è, ci sono, c'è doppia minaccia che non è neanche male, eh. Assolutamente non è male. Il problema è che si. Cacchio, lui livello taverna 6, 30 danni. Anche il Tazzard, vabbè, che il Tazzard incide poco. Io potrei comprare lei per guadagnare questa board qui. Cioè potrei comprare minaccia, vendere Sensei e ciclare Sensei. Però secondo me se io non faccio le triple questa partita ho perso. Quindi mi conviene. Provare a rollare e cercare delle triple. Frizzo l'uovo perché è una tripla molto forte. Partita in cui non ho fatto neanche una tripla. Guardate gli altri: due triple, una tripla, tre triple, due triple, una tripla, zero triple, una tripla. Io sono l'unico della lobby che triple non ne ha fatto. E questo è un problema, chiaramente. Chiaramente è un problema. Lui ha una micromacchina che si andrà a schiantare qui ed è ottimo, devo dire. Non mi sembra fortissimissimo, ma Exna muore, ottimo. La bombetta è abbastanza inutile. Questo è un buon trade per me. Questo è un buon trade per me. Questo è un buon trade per me. Dovrei essere più forte di questo gioco.
Così a occhio sono più forte di questo yoga. L'unico problema è che non è morto nessuno. Però Junkbot è comunque. Rimane vivo. Va bene. Lui c'ha quel draghetto lì. Va bene. Questo fight è clean. Ho ucciso l'uovo che non è buono, ma dovrebbe essere abbastanza per vincere. Sto sbagliando tutti i trade finali, ma ce ne importa il giusto. Tanto Junkbot ormai è enorme. 19-21. Junkbot, come vedete, in una build mech diventa una 20-20. Che non è un granché. Non è un granché. Non basta. Avete visto i draghi prima di Paolo. Comunque top 4, guardate qua. Aveva forzato sulla build, comunque ha pagato, siamo top 4. Ora, io lui non lo prendo perché abbiamo bisogno di triple. Io una tripla nella partita vorrei farla. Lui non è male, chiaramente non è un brutto pezzo, ma non abbiamo triple. Quindi dovrei sacrificare Iron Sensei o comunque qualcosa di importante per prendere lui. E secondo me non ne vale la pena. Facciamo un roll, non succede niente, non c'è neanche un mech. Facciamone un altro, niente, non succede niente. Oh, niente, che bellezza. Che bello roll che ho fatto. Finalmente la bomba. Allora, purtroppo è uscita tardi la bomba e quindi sono costretto a vendere un pezzo. Secondo me il pezzo da vendere qua è Iron Sensei. Quindi vendiamo Sensei, compriamo bomba. Vediamo cosa ci esce dalla tripla. Ci esce dalla tripla a schifezza, perché io volevo i mech, io volevo l'apprendista di Kangor e il buon fuori per il cleave. Non c'è uscito, prendiamo Maezna, che è quella più forte. Secondo me adesso bisogna vendere il Sensei. No, si mette Sensei e via. Non si usa l'Hero Power, credo. Sia la scelta migliore. Voilà. Il positioning così è anti-cleave. Ho visto che lui ha bestie. Ho voluto mettere il Sensei accanto al Riciclobot, cioè accanto al Divine Shield, in modo tale che se lui abbia un'idea venga schiantato qui. Ai ai ai, quello. Mazza, quanto è grosso qualcosa. Ma anche il suo socio è grosso. Mazza, quanto è grosso lui. Ok, ci salviamo. Siamo a 9 HP. Allora, 9 HP. Non è che Bianca non muore. Io non gli ammazzo i quelli. C'è due taunt mega giganti. Ai 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 ai. Va bene. Allora, abbiamo perso. È finita così. Dove è mancata la partita? È mancata nelle triple. È evidente. Abbiamo fatto solo una tripla. Solo una tripla late game. Però, guardate questo fatto. La partita è stata chiaramente negativa. E secondo me abbiamo rollato mediamente male. Però qualcosa abbiamo fatto. Cioè, è stata comunque una partita positiva. Questo è importante. Su Battlegrounds non tutte le partite vanno che, mamma mia, fai tutte le triple che ti riescono. Ti esce il discover della vita. E capitano queste partite. L'importante è gestirsi e gestire bene la board a prescindere. Se ci riuscite, magari riuscite a fare un buon risultato. Che non è male. Cioè, questa partita con Piramatta è stata brutta, è stata negativa dal punto di vista dei roll, di chi abbiamo trovato. Però alla fine abbiamo fatto più 31 punti. E questo è fondamentale, ragazzi. Battlegrounds non è il gioco in cui bisogna fare la build del destino. Bisogna arrivare ai top 4. E noi in questa partita, nonostante tutto, siamo arrivati ai top 4. Quindi, buono. Buono, le partite in cui troviamo le triple e troviamo tutte le robe buone arriveranno. L'importante è non arrivare a ottavi. Perché se arrivate a ottavi, quando vi capita questa partita, non potete dare la colpa alla sfortuna. Dovete dare la colpa alle vostre abilità. È difficile però, È difficile capire. Comunque, quarto posto, dignitoso. Spero che il video didattico vi sia piaciuto. Vi auguro una buona giornata, una buona fine quarantena, dai che manca pochi giorni. E ciao.